lavato i capelli, proprio mi si asciugano immediatamente. Allora ho lasciato sciogliere un po' di latte di cocco e vado ad applicarlo sui capelli. Spalmo meglio. Se non avete tanto tempo e volete un'idratazione abbastanza duratura, latte di cocco o aloe, se avete aloe vera o di semi di vino. Vi lascio qua su il link il siero magico che faccio per fare styling per i capelli ricci. Questa volta non l'ho preparato perché mi devono venire gli operai a casa, quindi faccio la doccia prima che arrivano, perché qua c'ho questo vetro che si vede nella cucina. Loro fanno i lavori in cucina, non mi sembra tanto normale farmi la doccia, quindi ho detto li lavo prima che arrivano. Stanno qua tutto il giorno perché ho la cucina veramente messa malissimo, proprio male. Dunque, allora cominciamo con il nostro styling. Non posso vestirmi perché ho fatto un trattamento. Ho fatto una specie di trattamento energetico, un trattamento sudamericano cubano per togliere via l'energia negativa e quindi niente. Allora, io uso il mio Pettini Denmon, che è ora di comprarne un altro, lo so già da mo', però ho preferito piuttosto che comprarmi il pettine, comprarmi delle scarpette, perdonatemi. Mi potete capire tranquillamente. Allora, mi divido. Santa vasellina. Questo styling qua è fatto completamente da me, non l'ho visto da nessuna parte. Stanotte dico, ma perché non li faccio in questo modo? Allora, così. E girate, girate così mentre pettinate. Ok, ci siamo. Ok, questa proprio non credo che sia il pettine perché non ha più dei tanti denti. Adesso proviamo con questo, poi vediamo. Così. Mentre i pettini giri. Ok. Adesso abbiamo la scelta, o
separarli con questo pettine, o separarli direttamente col Denmon, o separarli col Flexi. Io mi azzardo e scelgo il Flexi, però comincio da dietro. E vediamo il risultato insieme dopo. Allora, eccomi, ho fatto asciugare i capelli al naturale, ho messo solo la molletta qua perché mi cadono davanti, sono andata a farmi le unghie, questo mancava, questo così bellissimi, adoro, che belli, adoro, sono bellissimi. Adesso sono, credo che sono abbastanza asciutti, qua qualcuno è rimasta attaccata, li separiamo un po', perché se sono troppo attaccati poi non avremo un, guarda che bella questa, non avremo un gran bel volume. Approfitto e ci metto dell'olio, l'olio di rosmarino. L'ho preparato oliolito di rosmarino. No, ho sbagliato. Oliolito di lavanda, non di rosmarino. Io adoro il profumo della lavanda, cioè è una cosa che mi piace da morire. Faccio anche i piedi. Mi sento ancora un po' bagnatici. E adesso andiamo a separarli. Ricordate, adesso. Aspetta 2 minuti. Adoro, sono bellissimi. Dietro sono belli, belli, mi piacciono. Faccio vedere dopo il risultato. Devo fare questo video prima di uscire perché vado a cena con i miei colleghi, poi andiamo a ballare, sicuramente mi si rovinerà tutto qua. Volevo farvi vedere il risultato finale. I capelli sono davvero stupendi.
Comunque, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti e buona domenica a tutti. Ciao a tutti. Faccio vedere l'outfit e le scarpe e la borsetta. Sono contenta. Ciao.